Noi immaginiamo di investire 15 milioni di euro per progetti di comunicazione di cui sono beneficiarie le imprese del tavolo di comunicazione, 35 milioni di euro per imprese del settore agroalimentare, quindi aiuti diretti o voucher, che possono avere come fornitori le imprese di editoria e di comunicazione, attraverso un bando di evidenza pubblica con le quali sostanzialmente noi selezioniamo le imprese che hanno, diciamo, beneficiari del voucher, nonché le imprese, diciamo, che fanno, diciamo, editoria e comunicazione, diciamo, in Campania. Quindi lo schema è, noi mettiamo nel sistema della comunicazione in Campania 50 milioni di euro ed immaginiamo di raccogliere da questo tavolo suggerimenti sui contenuti, in modo da poi consentire al gruppo Campania di preparare, diciamo, l'avviso e, diciamo, il bando. Quindi, Edoardo Imperiale, gruppo Campania, seguirà, diciamo, la misura e in qualche maniera è a disposizione di qualsiasi chiarimento e dubbio ognuno di voi possa avere. Ieri ero a Monaco per l'inaugurazione di un temporary shop delle imprese campane e mi hanno detto che la televisione tedesca sta preparando un documentario terribile sulla Terra dei Fuochi e sulle imprese dell'agroalimentare. Da qui è nata la necessità di rafforzare la comunicazione e di prevedere misure specifiche per consentire alle nostre imprese di poter comunicare invece la bontà dei loro prodotti. Quindi noi offriremo oggi a tutte le imprese che fanno editoria, che fanno comunicazione in Campania, un pacchetto di attività che potranno in qualche maniera rilanciare l'agriturismo e l'agroalimentare in Campania.